Ora che abbiamo visto i video del sistema tolemaico, possiamo riconoscere l'orrore scientifico, cioè la totale e sempre crescente arbitrarietà, incoerenza, astrusità e incapacità di trovare unità nella diversità particolare dei fenomeni. Infatti, per spiegare e risolvere il problema della retrogressione dei pianeti all'interno del dogma dei moti circolari uniformi, Tolomeo dovette ricorrere agli epicicli, strumenti geometrici del tutto arbitrari creati ad hoc per ottenere il risultato desiderato. E qui abbiamo un primo forte parallelismo con il positivismo giuridico e i nostri attuali moderni stati democratici, dove le leggi sono i provvedimenti particolari decisi arbitrariamente ad hoc dall'autorità per ottenere i risultati desiderati. Dunque si tratta di un sistema del tutto artificiale, e così come artificiale era il sistema di Tolomeo che introduceva questi strumenti geometrici arbitrari ad hoc. Abbiamo visto nelle animazioni che i pianeti orbitavano nel modello di Tolomeo attorno a un punto geometrico vuoto, il quale a sua volta orbitava intorno alla Terra su un deferente. Quindi il pianeta ruotava sull'epiciclo, il centro dell'epiciclo sul deferente. Dimensioni e velocità di epiciclo e deferente venivano variate arbitrariamente per ottenere il risultato desiderato, cioè il moto retrogrado dei pianeti. Tuttavia, questo non era sufficiente per spiegare i movimenti della Luna e del Sole, che presentavano delle irregolarità che richiesero l'introduzione degli equanti, altri strumenti geometrici arbitrari che rappresentavano addirittura una violazione esplicita, ma burocraticamente permessa, del dogma dei moti circolari uniformi. Il Sole veniva fatto orbitare attorno a un punto geometrico decentrato rispetto alla Terra, con una velocità angolare costante, ma velocità lineare variabile, quindi non era più un moto circolare uniforme. Il tutto stabilito arbitrariamente e ad hoc a tavolino per ottenere il risultato desiderato, cioè per tentare di aggiustare le discrepanze fra il modello geocentrico che era errato a monte e l'osservazione. È chiaro che essendo il modello geometrico geocentrico già sbagliato in partenza, perché la Terra non è al centro del sistema solare, allora si rendevano necessari tutta una serie di innumerevoli aggiustamenti introdotti in modo arbitrario e ad hoc per far tornare il modello con le osservazioni astronomiche. E gli equanti, in particolare, erano una violazione esplicita ma burocraticamente permessa del dogma dei moti circolari uniformi. Anche qui c'è un parallelismo con l'attuale sistema politico e le nostre democrazie. Noi abbiamo la Costituzione, i principi, se vogliamo, i dogmi della Costituzione. Ma alcuni articoli rappresentano proprio una violazione particolare permessa degli articoli della Costituzione, degli altri articoli, cioè dei principi costituzionali, tipo l'articolo 53, che introduce la progressività fiscale, la quale però è una violazione dell'uguaglianza davanti alla legge. Quindi abbiamo un articolo inserito in Costituzione che è in contraddizione e in violazione degli altri articoli precedenti, degli altri principi, cioè dell'uguaglianza davanti alla legge. Quindi di nuovo è una violazione esplicita ma burocraticamente permessa del dogma, in questo caso dell'uguaglianza davanti alla legge. Tuttavia, malgrado l'introduzione degli equanti, il modello geocentrico di Tolomeo non riusciva a replicare con precisione i dati osservativi, cioè le posizioni in cielo dei pianeti. L'osservazione della realtà fenomenica si ostinava a non coincidere con il modello e quindi il sistema veniva reso sempre più complicato, arbitrario, astruso, con epicicli di epicicli. Ed ecco ancora un parallelismo con il sistema democratico di oggi. Oggi l'economia si ostina a non rispettare i modelli dei pianificatori. E il sistema tolemaico, reso sempre più complicato, arbitrario e astruso, corrisponde nel parallelismo all'inflazione legislativa dei sistemi giuspositivi che aggiungono leggi su leggi particolari, arbitrarie, ad hoc, per cercare di far funzionare il sistema. L'arbitrarietà del sistema tolemaico produceva necessariamente una crescita della sua bruttezza e diventava sempre più incomprensibile a tutti, tranne che ai pochi addetti ai lavori. Di nuovo il parallelismo con l'attualità, l'incomprensibilità e la non conoscibilità delle attuali leggi positive o fiat,
che sono in numero spropositato e anche estremamente astruse e complicate, che sono intellegibili e comprensibili soltanto a un ridotto gruppo di specialisti del diritto positivo. E così arriviamo a Copernico, metà 1500, con la proposta del modello eliocentrico: il Sole al centro dell'universo, la Terra orbita intorno al Sole perché è un pianeta come tutti gli altri. In realtà questo non risolse definitivamente il problema, perché Copernico fu costretto a mantenere gli epicicli che servivano per far quadrare i conti. Infatti, nel modello di Copernico le orbite dei pianeti sono assunte come circolari, mentre invece oggi sappiamo che in realtà sono orbite ellittiche. Tuttavia Copernico poté fare a meno degli equanti, che era lo strumento di gran lunga più brutto in quanto violava esplicitamente il dogma dei moti circolari uniformi ed era quindi doppiamente arbitrario. Questa minore bruttezza del sistema di Copernico rispetto a quello tolemaico lo convinse che il suo modello era scientificamente migliore. Era uno dei più forti argomenti a favore della verità. Quindi vediamo qua il ruolo della bellezza di una teoria scientifica nell'indicare se la teoria è probabilmente giusta, corretta oppure no. Una teoria meno brutta è più probabile che sia più corretta di una teoria brutta, più brutta. La rivoluzione copernicana in realtà si completò con Keplero, che con dispendio di tempo e fatica trasformò l'orrore in bellezza. Infatti, elaborò il modello eliocentrico in modo tale da eliminare in un sol colpo tutti gli epicicli e l'enorme quantità di leggi che costituivano il modello tolemaico, riducendo le leggi fondamentali soltanto a tre. E queste tre leggi non erano provvedimenti particolari, ma erano principi generali, non erano arbitrarie, ma scientifiche. Non erano le decisioni dell'autorità scientifica per far quadrare i conti e ottenere il risultato desiderato, ma erano invece delle leggi che erano state scoperte ed esistevano indipendentemente dalla decisione dell'autorità scientifica. Inoltre erano semplici e potevano essere espresse, facilmente in un modo che, chiunque poteva comprendere. Le orbite dei pianeti sono ellissi, il Sole occupa uno dei fuochi delle ellissi. La linea che collega il Sole a un pianeta, qualsiasi copre aree uguali in tempi uguali. Il quadrato del tempo che un pianeta impiega a percorrere la sua orbita è proporzionale al cubo della sua distanza media dal Sole. Tra poco vediamo meglio queste tre leggi di Keplero. Comunque, la perfetta bellezza, di queste tre leggi dette a Keplero la certezza che aveva scoperto la verità. Vediamo le parole di Keplero. Scriverò un libro per il tempo presente o per la posterità. Può aspettare i suoi lettori per 100 anni. Per me fa lo stesso.